Sa solamente che deve mettersi in viaggio, non sa più cosa fare di se stesso, vorrebbe dormire anni, mille anni, sdraiato in un bosco silenzioso, su di un letto di foglie gialle abbaglianti, o rosse come la vite a ottobre, o arancioni come gli aceri canadesi, o carnosamente violacee, e ridestarsi cambiato. Vorrebbe camminare in silenzio attraverso i monti, seguendo solamente il fruscio dei propri passi e del proprio respiro. Vorrebbe sentire dentro di sé l'odore della terra che si risveglia all'alba e che continua a dissolversi e marcire. Vorrebbe scomparire assorbito dai vapori di una torbiera fumante. Vorrebbe non tornare mai più dal suo viaggio, perdersi su un binario morto e scomparire senza lasciarsi dietro alcuna traccia. Palazzo del Turismo per una città come Riccione è un luogo simbolo, un luogo centrale. È il salotto della città, è il nostro teatro a tutti gli effetti. Qui davvero è successo di tutto nel Novecento e anche negli ultimi anni. È uno degli edifici monumentali di Riccione. Questa è la sala che ha ospitato molto probabilmente la serata di premiazione del 38esimo premio Riccione in quel 14 settembre 1985. La giuria stava seduta là con Franco Quadri, con Nicolini, Sandra Milo che conducevano questa serata e con i premiati che si vede da alcune fotografie appunto dell'epoca stavano in quell'angolo lì più o meno. Pier Vittorio Tondelli partecipò con La notte della vittoria, poi pubblicato come Dinner Party. Era il 30° compleanno di Pier Vittorio Tondelli, coincideva esattamente con il giorno del suo compleanno. Il suo più grande lascito, la sua visione, quella di una riviera come una metropoli diffusa, senza confini, sconfinata. Forse le pagine più belle, quelle che amava anche di più Pier Vittorio Tondelli, erano proprio quelle dedicate alla riviera fuori stagione. Sono quelle che spiccano di più, che brillano di più in questa sua mappatura, in questa sua tessitura. Passavano ore e ore nelle sala giochi, si incantava guardando i nonni con i nipoti nelle spiagge o andava in discoteca e naturalmente non ballava mai Pier Vittorio Tondelli in discoteca, è chiaro, se ne stava in disparte. Diceva a Filippo Betto che ballava solo all'estero, nelle discoteche all'estero, non certo qui. Ci sono le compagnie di sfaccendati e di veraci, di ragionieri e metalmeccanici della Baviera. Ci sono le belle di notte, le pupe e le falene, i gay dal baffo fremente e i macio dal bicipite suadente. Ci sono alcune zie inanellate e piene di ori. Ci sono i bambinetti sui pattini a rotelle e gli scugnizzi che lavorano nei cantieri edili, visto che qui è un continuo tirar su case e palazzi. Lei è la ragazza che sogna fortissimo. È un murale che ha disegnato Alessandro Baronciani pochi anni fa, è di fatto il simbolo dello spazio Tondelli. Ci sono i lavori in corso, diventerà un luogo per le arti, diventerà un luogo di pratiche, di linguaggi, diventerà a tutti gli effetti la casa del teatro a Riccione.
La storia di questo posto è una storia straordinaria. Qui all'interno è accaduto davvero di tutto, comizi di sindacati. Dario Fo ci fece le prove del mistero buffo, ci cantò Johnny Dorelli negli anni d'oro. Si trasformò in balera, in dancing, ebbe davvero diverse funzioni. Negli anni 70 addirittura ci fecero qui all'interno i campionati giovanili nazionali di box. Conserviamo ancora dei trofei lasciati qui. Chissà perché lasciano tutti i trofei qua a Riccione, come accaduto con Tondelli. Addirittura un omicidio, si racconta, tra gli anni 70 e gli anni 80, un omicidio d'amore quando era una discoteca. Poi è diventato un teatro importante, Teatro del Mare. Il cortocircuito elettronico che stiamo gustando, fatto di continui riverberi e interferenze, ci porta così ineluttabilmente al superamento definitivo del postmoderno, verso un nuovo ellenismo in cui, mentre replicanti galattici bussano minacciosi alla porta del pianeta, la fauna risponderà in sublime supplesse: arriva la fine e ho tutto da mettermi. E sempre inseguendo Pier Vittorio Tondelli in questa sua flânerie lungo la riviera, da spiagge, sempre weekend postmoderno, scrive: ma qui tutto può succedere, che arrivino chiesine dal mare, come risorgano i fasti della Roma imperiale nel più sfarzoso stile hollywoodiano. Ecco il posto giusto, il clima giusto per terminare un weekend in riviera, la baia imperiale a Gabicce Monte. E proprio da qui, dalla baia imperiale, dallo sguardo che si eleva anche da questo promontorio, Pier Vittorio Tondelli ha scritto pagine bellissime e forse ci ha lasciato la migliore definizione della Riviera Adriatica. La Riviera come un immenso parco di divertimenti, da definirsi in rapporto non tanto ai paesaggi reali, ma ai paesaggi della nostra immaginazione.